Silent Hill 2 esiste, ora ne abbiamo la prova. E per quanto buffa possa sembrare questa affermazione, è bene ricordare comunque che l'atteso remake previsto su PS5 e PC che Konami ha affidato a Bloober Team è stato annunciato nell'ottobre 2022 con un teaser e da allora tutto tace. Durante lo State of Play del 31 gennaio però qualcosa si è finalmente mosso, con il titolo che è tornato a mostrarsi attraverso un video di gameplay che purtroppo non ha portato con sé una data di uscita. Ad ogni modo, bando alle ciance e diamo uno sguardo più approfondito a ciò che ci aspetta sulla collina silenziosa. Seguiteci! Anche in questo caso Konami e Bloober Team hanno scelto la strada del trailer e non di una demo per presentare il gameplay di Silent Hill 2, attraverso quindi una carrellata di sequenze che punta a riaccendere l'entusiasmo dei fan del mitico survival horror del 2001. Il filmato inizia mettendo subito in chiaro alcuni concetti in un rapido alternarsi di visioni inquietanti. Il protagonista James Sunderland che si avvicina lentamente a un cadavere dal volto coperto e una collezione di farfalle in cui spicca l'affascinante motivo a forma di teschio dell'Acherontia Atropos. Vediamo poi di nuovo James spostare degli oggetti, aprire casseforti, controllare cosa c'è in frigo e stazionare davanti a un mobile con orologio prima di affacciarsi da una finestra che dà su un'altra finestra. Ed è un passaggio questo particolarmente significativo rispetto a come sono disposti i piani della realtà nell'universo di Silent Hill. Stabilite quindi le basi del trailer, si passa a sequenze più ariose e interessanti, che mettono soprattutto in luce un nuovo aspetto del remake, ovvero la qualità degli scenari e dei materiali su cui Bloober Team sembra aver lavorato parecchio per ottenere una resa quasi fotorealistica. A questo punto il protagonista entra nell'edificio dei Woodside Apartments, osserva un vicolo pieno di nebbia e infine sale le scale di un appartamento. Realizzare un'ottima nebbia e un buon sistema di illuminazione capace di valorizzare i contrasti fra luce e ombre era ovviamente un requisito fondamentale ai fini del progetto, e pare proprio che gli sviluppatori abbiano ottenuto risultati notevoli ricreando atmosfere molto simili a quelle dell'opera originale. Come spesso accade negli horror, tuttavia, le tenebre e la foschia a un certo punto finiscono per lasciare spazio al raccapriccio e alle insidie che il nostro eroe dovrà fronteggiare o da cui dovrà cercare disperatamente di fuggire. Ebbene, come se la caverà Silent Hill 2 da questo punto di vista? Eh sì, è infatti arrivato il momento di affrontare l'elefante nella stanza, che nel caso del remake sviluppato da Bloober Team è proprio rappresentato dal protagonista stesso e dal modo in cui si muove e interagisce con lo scenario. E il fatto che i remake di Resident Evil abbiano stabilito standard elevatissimi per quanto concerne resa dei personaggi e sistema di combattimento rivisitato implica da un lato che esiste un chiarissimo esempio a cui guardare e dall'altro che è quindi necessario avvicinarsi il più possibile a quel risultato se si vuole competere nello stesso mercato. Ecco, infatti al di là delle fasi esplorative, degli enigmi, di un comparto narrativo ancora poco rappresentato nei trailer ma comunque di fondamenta solidissime, per il momento a pelle il gameplay di Silent Hill 2 non sembra adeguato alle ambizioni di un rifacimento così atteso e prestigioso. Chissà, sarà forse una questione di animazioni e di spigoli, di piattezza delle superfici al posto delle luccicose carni a cui ci è abituati Capcom? Fatto sta che su questo fronte il trailer non comunica nulla di particolarmente suggestivo e bisognerà quindi attendere di poter mettere le mani sul gioco per capire se dietro questa scomoda apparenza si celi magari un'anima insospettabile. Insomma, la prima presentazione del gameplay di Silent Hill 2 lascia più spazio a dubbi che a certezze. Realizzare il remake di un titolo di questo calibro non era certo un'impresa facile, e può darsi che siano state quindi compiute delle scelte sbagliate o magari anche ingenue che il nuovo trailer sembra evidenziare in maniera spietata. Tuttavia, controller alla mano, tutto potrebbe cambiare, sia chiaro, ma chi si aspettava da questo progetto anche un approccio visivo di un certo tipo potrebbe restare deluso. E voi, che sensazioni vi ha lasciato il nuovo filmato di Silent Hill 2? Bloober Team ha imboccato la strada giusta o sta commettendo qualche errore di troppo? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su qualsiasi dettaglio relativo al gioco, primo fra tutti ovviamente la sua data di uscita. Qui accanto, come di consueto, trovate dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!